un'isola di eccellenza a Fiora Bagnoli, dedicata alle tartarughe, è il Turtle Point, un centro pubblico di ricerca per la riabilitazione delle tartarughe marine, soprattutto della specie a rischio di estinzione Caretta caretta. Nato su iniziativa della stazione zoologica Anton Dorn, è il primo centro del genere in Italia, il più grande del Mediterraneo, e si occupa anche di divulgazione e di informazione didattica. Qui le tartarughe ferite in pericolo di vita abitano le vasche del centro, vengono curate ed infine reinserite nel proprio habitat. È un rito che si è ripetuto oggi, quando il Servizio Mare del Comune di Napoli, insieme con i ricercatori del centro, ha portato nell'area naturale di Porto Paone, a Nisida, la tartaruga Tommasina, recuperata a luglio scorso con gravi problemi respiratori per colpa delle reti da pesca, ed ora avviata alla riabilitazione naturale. È stato lo stesso assessore all'ambiente, Tommaso Sodano, a voler partecipare simbolicamente alla liberazione ed a progetti che coinvolgono ogni aspetto della cura dell'ecosistema. Sentiamo la responsabile del progetto, Flegra Bentivegna. Oggi a Porto Paone, dove c'è un'area circoscritta, un'area naturale circoscritta, possiamo provare a liberare questo animale in questa zona senza farle correre rischi, perché questa non è la stagione ideale per la liberazione, e vedere come si comporta in un'area naturale, quindi se riesce ad immergersi totalmente, si è ripreso tutte le sue funzioni.